Ma la testimonianza che ospitiamo ora ha un valore in più, perché questa persona non solo fa nascere, vede nascere i bambini, ma vede nascere bambini che possono diventare germogli di pace, perché nel suo ospedale, in una zona in conflitto, tra un conflitto che si va avanti ormai da decenni tra israeliani e palestinesi, nascono bambini israeliani e palestinesi, nascono bambini israeliani con personale sanitario palestinese, si incrociano i destini di due realtà in conflitto per far sbocciare, speriamo, virgulti di pace. E allora è bellissimo che questa persona abbia aderito al nostro invito, abbia lasciato Gerusalemme per venire qui da noi, per godersi questi giorni e raccontarci la sua storia. Suor Valentina Sala. Sai Valentina, io non ti conoscevo. Però quando nell'organizzazione di questo convegno c'avevo qualche momento, un po' di, come succede sempre quando si organizzano le cose, di pensieri, eccetera, io mi guardavo le tue foto, il tuo sguardo, i tuoi occhi, dico, ma se viene lei e mi vedo quello sguardo davanti, mi rilasso subito, è così bello, è così bello che tu sei qui. E dopo che avevo scoperto di te, ho saputo che tra l'altro tu c'eri già stata qui, che conoscevi persone, una mia cara amica che ti conosceva e anzi forse ti ha dato una spinta in più per venire. Insomma, tante cose belle. Innanzitutto, ben arrivata. Però prima di entrare nella tua storia, che impressione ti ha fatto stare qui? Tu sei stata qui dall'inizio in questi due giorni. Ma io sono stata qua dall'inizio perché volevo iniziare da lì, ascoltando e non solo venendo a parlare di quello che vivo io. Sto ricevendo tantissimo, come dici tu, è molto intenso, per cui dopo ci sarà da far calare, filtrare e vedere cosa si porta, cos'è per noi. Però molto bello e ringrazio, sto immagazzinando tutto il verde che c'è fuori perché da noi è tutto beige e quindi anche tornare qui in Toscana è veramente un dono e quindi sì, no, bene, mi fa un po' impressione essere qua adesso, ma insomma ero lì. Sì. Allora cominciamo a raccontare questa storia dall'inizio, dalla quella che tu hai chiamato la prima vocazione in ordine di tempo, che non è quella di diventare suora, ma è quella di diventare ostetrica. E c'è proprio un momento preciso in cui arriva questa vocazione. Sì, io allora ero una giovane che frequentava parrocchia e oratorio, ci parlavano sempre di sta vocazione. E io dicevo, vabbè, ma ognuno sceglierà quello che gli piace fare, più o meno, e questo è. Poi a un certo punto la mia prima esperienza nel capire che non è proprio che uno da solo sceglie quello che gli piace fare, è stato quando io sono la prima di quattro figli, due fratelli e una sorella, e mia sorella è arrivata, che mi detesta ogni volta che lo dico, ma insomma fa niente, è arrivata quando io avevo 16 anni, terza superiore, liceo socio-psicopedagogico, stavo pensando a psicologia, psicomotricità, filosofia, ero più su quel lato lì. Poi mia mamma partorisce, mi porta in un ospedale la sera, l'infermiera mi mette in braccio mia sorella, e mia mamma qua, me lo ricordo come una foto, mi dice qualcosa della sua ostetrica, non mi ricordo, ma quando ha pronunciato questo nome, ostetrica, è come se qualcosa fosse entrato e io ricordo che ho detto, ma sì, perché no ostetrica? Basta, finito lì, 16 anni. Poi, verso la quinta superiore, dovevo effettivamente scegliere dove iscrivermi e questa cosa tornava fuori. Questo richiamo tornava fuori, solo che io avrei dovuto essere infermiera prima, poi ostetrica, ma all'ospedale sinceramente. Così, e invece alla fine ho fatto il test di psicologia, ho fatto il test di infermiera perché ho detto questa cosa è troppo particolare, mi fido. E così ho fatto gli studi di infermieristica e poi gli studi di ostetricia e già facendoli io ho detto ma sì, è il mio posto. Poi però è successo un'altra cosa, la seconda vocazione che poi è diventata quella più importante, che per come la racconti sembra quasi che ti abbia, come dire, quasi sia arrivata in maniera del tutto inattesa, forse è così, a parte che io devo capire come arrivano queste vocazioni, ecco, me la spieghi un po' come è successo. Io lo so che non si capisce se non ci si passa, perché io ero uguale, allora...
Dunque, già da adolescente avevo questo unico, questo grande desiderio, mi si è chiarito dopo, ma se ci ripenso è vero, ed era questo: ho una vita sola, passo nel mondo una volta sola, non voglio sbagliarmi su chi sono chiamata ad essere. Sono chiamata, lasciatelo, che è un'aggiunta da suora, su chi devo essere. Così. E questo effettivamente era il desiderio, di imbroccarla, cioè di dire non voglio sbagliarmi su quell'uomo. Poi ovviamente ero una ragazza come tutte le altre, per cui metti in gioco il lavoro, metti in gioco la relazione con gli altri, il servizio, la parte affettiva la gestisci tu, perché insomma consegnarla non è proprio la cosa più semplice pensandola così senza una chiamata. E allo stesso tempo avevo comunque questo desiderio di non farmi sconti, cioè dico io voglio a 360 gradi voglio capire dove, allora cammini vocazionali in diocesi, però sempre tenendo da parte così. E poi e ricordo che già lì, adesso faccio memoria, il Signore aveva cominciato un po' un dialogo senza spingere troppo, ma io mi avvicinavo a questa possibilità di consacrazione, ma perché mi esponevo a cammini e poi dicevo sì, ma tanto non è per me, e tornavo. Poi, quando pensavo di aver impostato la mia vita, quindi università che sta finendo, ragazzo da 4 anni con cui c'erano delle prospettive, eccetera, e cerco un posto per studiare per la tesi di ostetricia, perché casa mia era un po' un caos, chiamo, e poi volevo recuperare un po' i tempi di preghiera, eccetera, ma chiamo 3 posti, mi dicono di no. Alla fine chiamo il prete che è appena arrivato da noi in parrocchia e mi dice: guarda, una ragazza della parrocchia precedente va a riposarsi da delle suore vicino a Como, se vuoi ti do il numero. E dico va bene, chiamo questa ragazza mi dice: ah sì, le suore di San Giuseppe dell'Apparizione. E io da brava 25enne ho pensato, tanto dopo Guccini posso dirlo anch'io, che nome sfigato saranno. Ho detto che nome sfigato, saranno tutte delle vecchie. Questo è stato il mio primo pensiero, perché non avevo mai sentito parlare di questa congregazione. E ho detto: ma tanto io devo andare 4 giorni, Ponte dei Santi e dei Morti, studio, vengo a casa, ritrovo il mio ragazzo, vado avanti con la mia vita. Cioè, ma non era proprio calcolato. Vado lì, Sornella è testimone, e io ho trovato una comunità, la comunità delle suore anziane, è vero, e poi la comunità di formazione. E la prima cosa che mi ha stupito di queste suore è che erano delle donne. Cioè, tutte le suore sono delle donne. Però io lì l'ho visto, cioè ho visto che erano delle ragazze, delle donne libere nella loro vocazione, che la vivevano come se fosse la cosa più normale di questo mondo. Questa è stata una cosa. Poi questo San Giuseppe a me affascinava in un certo senso, quei Vangeli che si ascoltano ai campi scuole, eccetera, campi invernali, che questo sogna e poi quando si sveglia sogna i sogni di Dio, cioè capisce cosa deve fare con questa dimensione di sogno. A me affascinava tantissimo, dico: guarda, voglio sognare anch'io, ma dei sogni che siano di Dio e che diventino la mia realtà. Per cui già c'era la fregatura, ma io non, cioè, capivo e dicevo: mamma mia, questo mi tocca così. E poi questa vicinanza ai sofferenti, questo far nascere Gesù, e di quegli studi infermieri, gli studi di ostetrice, c'erano dei punti che toccavano la mia vita e io cominciavo a avere un po' di strizza, però perché prendevano corpo in maniera un po'. E poi non tanto le suore, ma io mi fermavo in preghiera e lì è stata l'inizio della lotta, perché era chiaro che il Signore probabilmente ha detto: o la prendo adesso o non la prendo più. Per cui veramente ho incontrato nella parola di Dio dei passaggi molto forti e soprattutto la percezione chiara, e questo non si può spiegare, io è quello che non capivo nelle vocazioni degli altri, la percezione chiara che c'era un altro vivo che interagiva con me e che mi tirava da tutt'altra parte rispetto ai programmi, rispetto alle prospettive che io mi ero fatta. Poi se vuoi vado anche più, però non voglio... No, io voglio solo spezzare una lancia in favore di quel ragazzo che stava con te per 4 anni. No, sapere come l'ha presa. Allora, vi dico 2 soli esempi della parola di Dio. Che il giorno prima della tesi io ero ormai tornata, sono tornata a casa, l'ho chiamato e gli ho detto: senti, vieni perché c'è qualcosa che non va.
Era chiarissimo. E avevo, mi ricordo, era accanto a me, io mi attaccavo al suo maglione perché piangevo. Guarda, sono stato devasto una settimana, un buio. E allora mi attaccavo al suo maglione e avevo questa sensazione che me lo portassero via. E lui, poverino, no, poverino, bravissimo, è stato lì, lui non capiva, è rimasto lì. E ricordo il giorno prima della tesi, ero a casa da sola, seduta in terra sul tappeto, col quaderno davanti, che chissà cosa c'era scritto, chi era in grado più di leggerlo, e ricordo che a un certo punto ho detto a voce alta: Signore, basta, io non ce la faccio più, dimmi che cos'è questa cosa, perché io mi sento morire. Ho aperto il Vangelo che tenevo accanto al letto, senza aprirlo molto spesso, ma insomma, l'ho aperto e ho cominciato a leggere, e c'era scritto: andò in un podere chiamato Getsemani e disse: la mia anima, e cominciò a provare paura e angoscia, e disse: la mia anima è triste fino alla morte, se puoi allontanare da me questo calice, però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu. E io, che in quei giorni vivevo questa lotta e vedevo Dio come quello che mi stava portando via, cioè che voleva portarmi via tutto, io questo Dio non lo capivo più che libertà mi stava lasciando, perché era chiaro quello che voleva, no? Ed era chiaro che se dicevo di no a tutta una vita passata. Allora, in quel momento lì non è la frase "non quello che io voglio, ma quello che vuoi tu", a cui io non c'ero ancora a quel punto, ma che Gesù aveva i miei stessi sentimenti. Era la prima persona in quei giorni che aveva paura, angoscia e un'anima triste alla morte come me. È stato un momento in cui il volto di Dio è cambiato completamente, e anziché uno contro di me, era lì, io me lo sono trovata accanto, e con una capacità di comprendermi, non di spiegarmi, ma di comprendermi, impressionante. Per cui io lì ho avuto un momento e ho detto: se c'è passato lui, io mi attacco e passo anch'io da questo passaggio stretto. E ripeto, non mi ha tirata fuori, forse un po' quello che dice anche Chiara, non mi ha tirata fuori da quell'angoscia, da quella tristezza, da quella, ma io non c'ero più dentro da sola. E per me questo è stato il punto più profondo del mio passaggio vocazionale. La seconda, così a leggere, la seconda, va bene, Max era, va bene, era in giro, in quei giorni mi stava vicino, e una sera eravamo lì seduti, non voglio dire il nome ma fa niente, tanto nessuno lo conosce, e eravamo lì seduti insieme, e lui dice: ma sai Vale, magari il Signore, perché avevamo più o meno cercato di metterlo in mezzo nella nostra storia, dice: magari il Signore vuole che noi sistemiamo un attimo la nostra relazione, lo mettiamo, cioè lo consideriamo di più, viviamo un po'. Dico: guarda Max, ma con un dolore, non so spiegarvelo, perché ci volevamo bene. Allora, e dico: guarda Max, la cosa è così forte che mi sembra che se davvero abbiamo provato a vivere la nostra relazione con lui, è il momento di lasciarlo parlare. Dico: guarda, proviamo a aprire la Bibbia. Proviamo a aprire la Bibbia e leggere qualcosa insieme. Non eravamo così santi, non vi preoccupate, ma queste cose vengono fuori al momento giusto. Allora apro la Bibbia, un brano che nemmeno sapevo esistesse, Ezechiele, e comincio a leggere, dice il brano: mi fu rivolta questa parola dal Signore: figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu, ve lo giuro, Ezechiele 24 se volete verificare, ma tu non fare un lamento, non piangere, non versare una lacrima, eccetera. E poi dice così: il popolo è, e saprete che io sono il Signore. Io ricordo ancora che abbiamo chiuso la Bibbia. Che dici? Cioè, era chiaro che lì c'era, non c'eravamo io e Massimiliano da soli, lì c'era qualcun altro. Sì, ma bellissimo, adesso lo dico, bellissimo, intensissimo, durissimo in quei momenti lì, però bisognava farci i conti. Certo. E quindi è cominciata... Non è che abbiamo capito cos'è una vocazione, ma ci ha fatto stare lì dentro, e questo è stato già tanto prezioso. Nasce questa nuova vita, la vita da consacrata, e tra l'altro una vita in cui però per ora
l'ostetrica è rimasta in un angolo e per qualche anno è così. Tra l'altro tu passi molti di questi anni li passi qui, a due passi da qui, a San Martino a Mensola. E come sono stati questi anni? Che cosa hai fatto? Dunque, io sono arrivata, ho finito il noviziato a Cavallasca, vicino Como, sono stata mandata qui a Ponte a Mensola, perché l'accento, ma tanto qua siamo più del Mensola, e niente, perché mi hanno preso in giro per 5 anni, comunque per le chiuse. E niente, abbiamo aperto una comunità con l'intenzione di capire un po', perché già le suore in Italia invecchiavano, eccetera, come vivere il nostro carisma, perché il nostro carisma è aperto a tutte le opere della carità, non siamo nati per ospedali o per scuole. Come vivere un po' il nostro carisma oggi? Quindi, esperienza molto bella, molto di ricerca, di condivisione, eccetera, che non è diventato niente di straordinario, ma a me ha dato questo gusto però di esplorare, di cercare di domandarsi sempre, di non pensare mai che c'è una forma che chiude lì la vita religiosa, no? E intanto facevo pastorale giovanile, parrocchia, bicicletta, pastorale giovanile in diocesi di Fiesole. Bellissimi anni, bellissimi anni. Però io avevo dentro sta roba e dicevo, di tanto in tanto dicevo, ma signore, ma questa vocazione di ostetrica, ora ho studiato 6 anni, mi metti a lavorare a Fiesole con le suore anziane, devo pulire la casa, cambiare pannoloni, dico ma sti 6 anni di università, ma dove li hai messi? Bellissimi poi alla fine con le suore, perché mi ha attaccato tantissimo la congregazione. Ma io ricordo un momento, lavavo i piatti, perché facciamo i turni, lavavo i piatti nello scantinato di questa casa per suore anziane. A un certo punto ho visto la mia immagine allo specchio, che lavavo i piatti da sola perché era il mio turno, e io dicevo, ma 6 anni di università, ma dove sono andate a finire? E non era mica una vocazione, dove li hai messi? Però anche lì, anche il fatto che fossi nel seminterrato, cioè era proprio questa sensazione di ripartire dal basso, no? Cioè di spogliarsi. Io ero una brava studente, ero brava, avevo già il posto di lavoro a Monza, ero, capito? Però di spogliarsi di quello che puoi fare tu da sola e riprendere altri sentieri. E ricordo questo, ve lo dico ancora poi, però ricordo una volta in cappella a Fiesole, lì ero e dico, e questo, in Italia non mi si chiedeva niente della mia ostetrice, eccetera, ma era mia, ecco, della mia ostetrice. E dico, ora signora, ma ti sei dimenticato, ma dove l'hai messa questa cosa? Riapro la Bibbia, perché quando ci sono delle domande forti, il Signore risponde, è chiaro, penso. Riapro la Bibbia, Isaia 45, attenzione, e dice, osa forse discutere con chi lo ha plasmato un vaso tra altri vasi d'argilla? Dice, forse la creta al vasaio che fai, la tua opera non ha manichi, una manica, sì. Chi osa chiedere a un padre che cosa genera, una donna che cosa partorisci? Dice il Signore, Dio di Israele, che lo ha plasmato. Volete forse interrogarmi sul futuro dei miei figli e dirmi sul futuro dei miei figli e darmi ordini sull'opera delle mie mani? La Bibbia! Ok, aspetta! Però questo a tu per tu col Signore. A me ha dato dei punti, ma lì mi ha dato una legnata pazzesca. E io ho detto, vabbè, non chiedo più niente. Così, ma e anche lì era molto viva la parola, non era per caso. Ma io non avevo una conoscenza della Bibbia, aprivo a caso, ma non aprite a caso, non funziona. Ma non voglio dire, è una cosa magica, ma quando c'è un dialogo vero, schietto, probabilmente il Signore non si tira indietro. E quindi lì ho detto, e nel momento in cui, poi mi ha spostato a Marghera, diocesi di Lucca, 2 anni, eccetera, nel momento in cui ho detto, vabbè, basta, non mi lasciamo più andare qua. E intanto c'era la generale che dice, a Gerusalemme stanno finendo il reparto di maternità, sei pronta, ma qua non mi molla nessuno. Ma e poi fa niente, ero contenta comunque, cioè. E a un certo punto ho detto, ma va bene, ma basta. E quando ho detto basta, mi dicono, guarda, vai a Lucca a far volontariato nel reparto di maternità, perché preparati. Dico, dopo 9 anni, io sono tornata a Lucca, non sapevo neanche più come si metteva un monitoraggio a una donna. Lo sapevo, ma insomma, ma quando proprio, nel momento in cui ho detto, va bene, basta, fa niente, va bene, fa niente, è tornato. Dopo 9 anni, quando io avevo praticamente perso tutte queste mie grandi capacità. E poi è arrivato l'ulteriore invito ad andare a Gerusalemme, dove noi ti abbiamo in qualche modo scoperto. E arrivi a Gerusalemme, dove nasce questo nuovo reparto di maternità, e tu sei incaricata
di gestirlo, di dirigerlo. Allora, dici innanzitutto che cosa, com'era la situazione quando sei arrivata? Allora, vi spiego, io non so quanti di voi non sono stati a Gerusalemme, però per capire il contesto devo dire due cose. Io non lavoravo in qualsiasi ospedale, il nostro ospedale St. Joseph è a Sheikh Jarrah. Se qualcuno segue le notizie della Terra Santa di Gerusalemme, Sheikh Jarrah è quel quartiere dove ci sono case che vogliono espropriare o che erano prima di ebrei, poi palestinesi. La storia di Israele è molto complessa, però Israele è diventato uno Stato nel 1948, noi siamo lì dal 1848, le nostre suore hanno un ospedale St. Louis che è rimasto dopo la guerra al confine, cioè la linea di confine tra il nuovo Israele e la Giordania, la Cisgiordania, quella che teneva il controllo sui territori palestinesi, era veramente sotto le finestre del nostro ospedale, questa linea di confine, e tagliava Gerusalemme in est e ovest. Nel 67 c'è la guerra dei sei giorni, Israele prende tutto, Città Vecchia e Gerusalemme Est, per cui questa linea di confine diventa adesso la strada principale dove passa il tram, ma nella testa della gente è sempre Gerusalemme Ovest, Gerusalemme Est. Gerusalemme Est rimane, ora con l'occupazione sta cambiando il volto anche di Sheikh Jarrah e gli ebrei aumentano, però di fatto rimane una parte principalmente araba, considerata palestinese. Gli ospedali sono ospedali, l'Augusta Vittoria, che è dei protestanti, oppure il Maqassed, sono ospedali palestinesi, e il nostro anche, tutto personale palestinese, o che viene da Israele, perché israeliano è quello che ha la carta d'identità di Israele, sono anche gli arabi palestinesi, israeliani se vivono in Israele, ma comunque non ebrei, palestinesi. E gli ebrei hanno i loro ospedali con una sanità all'avanguardia, non serve sicuramente il nostro St. Joseph agli ebrei, ok? Però infatti non si è mai visto un ebreo nel nostro St. Joseph Hospital, vengono piuttosto gli arabi della zona, oppure se hanno i permessi per passare il muro i palestinesi che vivono in Palestina. Per cui, mentre Israele dal 48 si è sviluppato con una sanità appunto all'avanguardia, e gli arabi che sono rimasti in Israele vanno tranquillamente da sempre negli ospedali israeliani, non era mai successo che degli ebrei passassero invece o venissero a cercare una sanità data da una congregazione religiosa cristiana e con personale palestinese. Il St. Joseph è stato costruito per rispondere ai bisogni, e quando il St. Louis non ha potuto più servire quella parte lì, il St. Joseph è stato costruito per servire quella, la parte araba. Poi 67 tutti siamo sotto la sanità israeliana, però questo è, quindi il St. Joseph è lì, è un ospedale generale da sempre, hanno deciso di costruire il reparto di maternità e stava per essere pronto. Io sono arrivata lì, in realtà c'era solo cemento, e mi dicono: tu sarai responsabile di 5 sale parto, sarai responsabile di 24, poi piace questa cosa. E io dicevo: madonna, se sanno che non ho nessuna esperienza. Ma all'inizio mi tenevo buona. Mi mandano a Betlemme per fare esperienza. E io lì da ingenua dicevo alle ostetriche, pensando che fossero, complici, che ci fosse... Dico: guardate, io in realtà non ho mai lavorato. Oh, se non hai mai lavorato non serve a niente. Un trattamento così. Al che ho detto: forse è meglio che non dica che non ho mai lavorato. Quindi ho solo visto. Poi non avevo un scarsissimo inglese e niente arabo. Per cui veramente un ebete, cioè, io ero lì in reparto, guardavo, ma non potevo comunicare, non potevo spiegare, spegnevo le luci, mi dice alla sister: non piacciono le luci. Non è che non mi piacciono le luci, è che sul travaglio le luci non vanno bene, ma tantissime umiliazioni, nel senso che mi hanno però fatto guardare le cose nel silenzio, e io ho cominciato a osservare, e ho cominciato a osservare che sul parto c'era una violenza che non andava. Cioè, quel momento sacro lì della nascita, lo chiamo sacro, però quel momento lì, unico, in cui un bambino viene al mondo, in cui una donna attraversa questo dolore per dare alla luce, non poteva essere maltrattato. Ora, succede anche nei nostri ospedali, ma lì c'era una carica di violenza che non era solo professionale, era come se la gente si portasse addosso un carico di violenza che doveva sfogare da qualche parte. E anch'io, vivendo là, ho cominciato a sentire che questa violenza sottile entrava, rendeva le relazioni molto più reattive, no? Molto più
Al che mi sono fermato e ho detto: no, un attimo, già questa terra soffre troppa violenza, soffre violenza, io non posso risolvere il conflitto israelo-palestinese, non posso, non sono messa ai checkpoint, non sono messa nelle organizzazioni non governative, che ne so, in politica, non ci sono, io sono in una sala parto. Che si fa? Allora è nato questo desiderio di togliere la violenza almeno dalla nascita, con questo sogno che se un bambino nasce in pace o comunque con una certa tenerezza e accolto con compassione eccetera, questo imprinting, questa impronta magari gli rimarrà e diventerà una persona più di pace. Poi hai detto anche un'altra cosa in quel momento: dobbiamo rimettere al centro la donna. In che senso? Allora, nel senso che, ma questo non è solo culturale, perché adesso magari si fa subito l'associazione all'Islam, ma no, ok? Noi abbiamo principalmente donne cristiane arabe e musulmane, le ebree sono arrivate dopo. Il punto è che tutta la medicina rischia di mettere le mani dove non deve. Allora, se devo curare qualcosa che non va, aiuto, metto le mani. Ma se devo assistere qualcosa che già sta accadendo da solo, le mani non le metto, no? E non sono io ostetrica, non sono io medico che determina questo travaglio, questo parto che sta accadendo davanti a me. Non è mia quell'esperienza lì. Quell'esperienza lì è della donna, del bambino e delle persone che sono con lei, il marito, poi le mamme. Perché nelle sale parto arabe tutte le mamme e le suocere, vabbè, fa niente, mi sono dovuta abituare, però, capito, c'è un centro che non siamo noi, c'è un centro che, per cui, ovviamente, io non posso dire che a Gerusalemme ho visto una condizione di una donna denigrata o poco rispettata, no, questo non posso dirlo a Gerusalemme, Betlemme coi villaggi forse un po' di più, però c'era proprio questa cosa tra noi professionisti e la persona che assistevamo, che il centro eravamo noi, cioè siamo noi, e non è vero. Bisogna creare questo spazio in cui una mamma possa veramente non sono io che faccio nascere, che la mamma faccia nascere, no? Così, per cui creare questo spazio in cui si dia il permesso anche al dolore, perché ad esempio io ho fatto la tesi sul significato del dolore in travaglio di parto, perché mi interrogavo tantissimo, soprattutto dopo gli studi di infermieristica, come noi stiamo davanti al dolore, perché se a noi ci fa problema sto dolore, ma non riusciremo mai a assistere un travaglio o a dare il permesso che ci sia questo percorso prima di arrivare a una nascita. Lo accelereremo così, e questo non va. Quindi il desiderio era proprio di ridire: guarda, stai lì, ma stai lì e tu ti chiedi per chi stai facendo una determinata cosa, per te, perché non ce la fai a star lì con 3 ore, 4 ore, 5 ore, 6 ore di contrazioni, o per la donna. Però questa cosa, questo cambiamento, evidentemente è stato recepito non soltanto da chi sarebbe comunque andato in quell'ospedale, ma anche da chi non ci sarebbe mai andato. E allora raccontami, non so, idealmente la prima coppia ebrea che è venuta lì per far nascere un bambino. Che cosa è successo? È successo che il nostro ospedale ha cominciato a essere conosciuto perché aveva questa dimensione familiare e si promuoveva il parto naturale, perché tutto questo discorso che ho fatto prima alla fine porta al fatto di una promozione di un parto naturale, le donne non più sulla schiena, libere di muoversi, le mani delle ostetriche non si mettono, così non si taglia, eccetera. Per cui questa poi era facile per noi, perché abbiamo iniziato da zero, per cui ogni singolo parto, notte e giorno, io con l'aiuto di una dottoressa che adesso non c'è più, eravamo lì a dire: non toccare, lasciare muovere, girare. E io ho visto miracoli, veramente ho visto miracoli, perché io non sapevo cosa stavo facendo, non avevo esperienza. Ho cominciato a mentire spudoratamente, facendo credere che invece sapevo cosa stavo facendo. Per cui ho visto delle situazioni di travaglio e parto trasformarsi, ma perché io pregavo Nostro Signore e dicevo: guarda, mi hai messo qua, se vuoi che sia così, ora lo fai tu. E faceva. Allora, cosa è successo? Che promuovendo il parto naturale, prima coppia ebrea, lei voleva il parto a casa, poi per una rottura prolungata di membrane, eccetera, non poteva più partorire a casa, va in un ospedale israeliano, la fanno aspettare ore senza fare niente, la sua ostetrica mi chiama e dice: quanto costa da voi il parto? Così abbiamo cominciato. Do la cifra, dice: ah, costate meno che ad Assa, veniamo da voi, venite.
Ma perché loro due erano ebrei, ma senza carta, senza assicurazione israeliana erano. Sono arrivati, parto così, fatto in modo naturale, ho lasciato con l'ostetrica a se stessa, eccetera, bellissimo, contentissimi, vanno via dicendo, ah, bellissima esperienza, diremo dei nostri amici di venire. Oh, bello, io vado giù dalle ostetriche in sala parto, due di Betlemme, una cristiana, una musulmana, dico, sapete, sono stati così contenti che diranno ai loro amici di venire. Il gelo. Una mi dice, sister, sono i nostri nemici, dobbiamo occuparci dei loro bambini. E l'altra mi dice, stai scherzando, io non li voglio neanche vedere qua. Questa non è la nostra questa non è la loro terra, non dovrebbero neanche esserci. Lì ho cominciato a stare a Gerusalemme e ho cominciato a realizzare che arrivavo da brava innocente italiana e mi entusiasmavo di queste riconciliazioni e pace e dialogo, non ho capito niente, ok? Veramente niente. Allora ho detto, guardate, siamo all'ospedale St. Joseph, l'ospedale St. Joseph è per tutti, le porte non si chiudono a nessuno, per cui se qualcun altro di loro arriva si accoglie. Se voi però non ve la sentite, lo chiedete o a me o a un'altra ostetrica, ma non possiamo chiudere le facce. Io ecco, non ho detto più niente, ma le facce parlavano al posto delle parole, ma di fatto era così. Poi abbiamo inserito il parto in acqua, anche lì con una serie di... Vabbè, con un cammino che si apriva abbiamo inserito il parto in acqua. Io non ho mai visto un parto in acqua, insegnavo alle ostetriche a fare il parto in acqua. Abbiamo fatto un gemellaggio con Bergamo, arriviamo, portiamo i nostri infermieri, i nostri ostetriche, io entro in sala parto il primo giorno e dico, guardate, se mi fate vedere giusto un parto in acqua per prima di iniziare da noi. Così, allora arriva questa donna, si chiama Valentina, secondo figlio, vuole il parto in acqua, io guardo, vedo il parto in acqua e dico, ma sì, si fa anche da noi. Torno indietro, ordiniamo sta piscina, perché questa è stata la svolta epocale, ordiniamo sta piscina il mese d'aprile dopo il workshop, lì abbiamo invitato ostetriche anche ebree, prima volta che delle ostetriche ebree venivano nel nostro ospedale St. Joseph, ma di cose ne sono successe, non le racconto tutte, piscina, e la piscina lì nel store room e nessuno la usa, perché chi osa? E tra l'altro l'amministrazione... Allora, il direttore dell'ospedale, il direttore sanitario, la mia superiora, la responsabile delle infermiere che mi dicono, guarda, travagli in acqua, sì, ma parti no. Dico, ma se cominciamo così non facciamo più niente. Arriva Wassim, che è il nostro ingegnere, ha ordinato lui la piscina a luglio, il 7 luglio, con la moglie incinta del terzo. 7 di sera, non c'è nessuno in giro dei responsabili. Allora mi dice, dai sister, usiamo la piscina. Dico, ma se ti fidi, ah, io di te mi fido, eh? Va bene. Dico, mettiamo la piscina, mettiamo sta piscina. Entra la moglie, terzo figlio. Cioè, dopo un'ora, neanche, dopo un'ora, sento spingere. Dico, vuoi uscire? Dice, no, non ce la faccio. Dico, chiamo l'ostetrica, chiudo la porta e dico, via, si fa il parto in acqua. Io veramente morivo, però ho detto, via, si va. Sto bimbo nasce, bellissimo parto. Lo tiro su subito che neanche fuori, perché ho detto Dio mi affoga, no, ma perché l'impressione, non è vero, non sto scherzando, avevo letto tanto, però effettivamente l'impressione è quella, lo tiro su bellissimo così e poi però il parto in acqua era fatto, ho chiamato direttore, superiore, eccetera, dico è fatta, dico bene, ben, brava, bene, vai avanti, incredibile, eh? Quindi 3 giorni dopo altro parto in acqua e da lì siamo partite. E io insegnavo all'ostetrica quello che stavo imparando. Però bellissimo, bellissimo, perché la strada si apriva da sola. E questo, siccome a Gerusalemme non c'era il parto in acqua, e negli ospedali israeliani non si faceva il parto in acqua, ma in tutto Israele c'era forse uno, ma molto raro. Allora hanno cominciato ad arrivare da noi queste ebree. E lì ragazzi, sì, queste ebree. Le prime coppie. Puoi raccontarci un episodio magari che ti è capitato che descrive molto bene anche un po' la difficoltà e anche la novità che tu, nella maniera così semplice come hai raccontato, hai saputo affrontare e superare, perché ormai gli ebrei vengono normalmente nel vostro ospedale. Ecco, c'è un, un,
un episodio, qualche storia in particolare che ci puoi segnalare? Ce ne sono segnalare. Tante, però se ve ne racconto. Allora, voi tenete conto che noi abbiamo ostetriche palestinesi, Betlemme, Hebron, Ramallah, che non hanno mai incontrato degli ebrei se non al checkpoint o se non nelle incursioni che i soldati fanno ogni tanto nelle case in Cisgiordania. Cisgiordania, Palestina, è tutto qua. Allora, questa era una delle più semplici. Arriva una coppia ortodossa che aveva avuto un bambino da parto cesareo, primo figlio, e voleva partorire normalmente il secondo. Per cui, siccome nel nostro ospedale la percentuale di parti normali dopo cesareo è alta, sono venuti lì. Dico a Entisar, che è un'ostetrica di Betlemme cristiana, dico: Entisar, li segui tu? Poi io, guarda, veramente, ma avevano paura. Cioè, gli ebrei venivano a fare la visita in ospedale perché prima volevano vedere il reparto, mi tiravano da parte, perché ovviamente io come straniera facevo da cuscinetto, poi all'inizio ero sempre lì, avevo il mio numero, andavo io, perché si sentivano più tranquilli con una mediazione. Quindi, e mi tiravano da parte e mi chiedevano: ma è pericoloso per noi venire qua? Cioè, c'è gente che è stata, quando ha attraversato la strada, questa fatidica strada di confine che adesso è la via del tram, la numero uno, che è stata fermata e gli hanno detto: ma sapete dove state andando? Per cui, per farvi capire, no? Allora, chiedevano, i nostri ostetri che avevano paura di lavorare con alcune coppie ebree, perché per loro l'esperienza era quella dell'occupazione, dei militari al checkpoint. Allora, questa Entisar, che è bravissima, prende questa coppia, la coppia partorisce, tutto bene, meno male. Poi esce e dice: sai sister, io avevo paura a lavorare con loro perché non ho mai lavorato con degli ebrei. Dico: ma com'è stato in Tisar? Dice: no, sono nice people, sono come noi. Dico, ma è che è incredibile, queste sono frasi che noi pronunciamo semplicemente, ma è incredibile, ma ci pensate che questa, l'idea ha distrutto, cioè ha dovuto cambiare l'idea che c'era in lei degli ebrei solo come dei nemici o delle persone pericolose o di cui ha paura, e lei ha scoperto che era gente come lei. E allo stesso tempo, e gli ho detto: guarda Entisar, se tu continui così cambierai la realtà della tua terra. E lei mi dice: sai sister, è la stessa cosa che mi hanno detto loro che avevano paura di venire qua, ma ci tenevano a un parto naturale, e ora sono contenti che il loro bambino ebreo sia nato in un ospedale palestinese, dice, perché questo cambierà le cose. E poi un'altra volta l'applauso dovrebbero prenderselo loro, perché veramente per noi è troppo facile. Comunque, e un'altra, vi racconto questa storia di questa ostetrica che io presento sempre, Aya, questa che mi ha detto: sister, stai scherzando, io non li voglio nemmeno vedere qua, cugino ucciso dai soldati. E allora, dopo qualche mese, lei spontaneamente mi dice: sai sister, io li assisto, bravissima, perché se voi le vedete lavorare, sono brave. Dice: io le assisto, però ogni volta che faccio nascere uno dei loro bambini mi chiedo se in futuro questo bambino non sparerà a uno dei miei figli. E poi dopo qualche mese ancora lei mi dice: io quando lavoro con loro cerco di dare il meglio di me, perché spero che vedendoci trattarli così insegnino ai loro figli ad amarci e non ad odiarci. Aya rimane una palestinese doc, ok? Quando ci sono tensioni e ci sono bombardamenti da Gaza, non ha niente da dire, anzi. Per cui rimangono palestinesi ed ebrei. Non si cambia l'identità di questa gente e non si cambia la storia in 5 anni di maternità. Però quello che è entrato, il lavoro, il cammino che hanno fatto loro e l'apertura che hanno accettato, questo per me è la meraviglia che mi sono trovata davanti. E sempre dico: chi l'avrebbe detto? Quando io ho studiato ostetrice avrei pensato così, quando il Signore mi ha incastrato, no scherzo, in questa vita religiosa avrei pensato così. Ma il fatto di ritrovare queste due vocazioni insieme e capire allora lui, quando mi ha chiuso la bocca, che cosa stava probabilmente preparando,
Lì è una realtà che mi sono vista davanti, non l'ho creata io. Non è certo c'ero, per carità, ma ci ho partecipato con tutta questa gente e sono loro che hanno fatto il grande cambiamento. Anche l'altra ostetrica che ha detto sono i nostri nemici e dobbiamo occuparci dei loro bambini, ma se la vedeste lavorare adesso con gli ebrei. È incredibile, sì. Ho trovato un bellissimo documentario in cui la nostra Valentina è una delle protagoniste e estrapolato alcune immagini di Valentina in azione mentre stanno nascendo i bambini e poi vedremo invece una foto che mi ha fatto avere Valentina, poi magari ci dirà perché è così significativa per lei. E, come dire, nel sintetizzare questa storia, anche per presentarla quando dovevamo organizzare il convegno, io ho detto così, ecco, lì nascono i figli della pace. Però io l'ho detto spontaneamente mettendo insieme gli elementi di questa storia. Poi leggendo un po' di interviste, di tuoi interventi, ho saputo che tu ci credi davvero, che un bambino che nasce in questo modo, mettendo insieme due nazionalità, due popoli in conflitto, già dentro di sé, attraverso questo semplice momento così importante della nascita, forse ha dentro qualcosa che può cambiare la storia. E allora vorrei che tu ci articolassi questa tua sensazione, questo tuo pensiero. Allora io ci voglio... Questa è la foto. Io ci voglio credere, nel senso che ovviamente accogliendo un bambino, e ne abbiamo, vi assicuro, accolti di ogni... Si accoglie la famiglia, perché la famiglia, la mamma, il papà, no? E c'è un incontro tra chi accoglie e chi si lascia accogliere, perché io ho parlato del nostro staff, ma il coraggio che hanno avuto queste coppie ebree di venire nel nostro ospedale non è indifferente. Cioè hanno passato una paura, hanno deciso di mettersi in mano a dei palestinesi, ragazzi, ma detto così, cioè, ed è la primissima volta nella storia di Israele, 1948, appunto, che avviene questa cosa. Infatti ha fatto molto... perché tutti si chiedevano come mai, no? Allora io voglio credere che toccando le vite di una persona anche che tu consideri diametralmente opposta a un nemico, ma la tocchi prendendoti cura, questo possa trasformare, ripeto, non siamo noi che risolveremo il conflitto israelo-palestinese, probabilmente questo conflitto, io più andiamo avanti, più credo che non si risolverà. Però quando si entra nella vita delle persone e a un bambino verrà raccontato anche dove è nato e come è nato e chi l'ha accolto, perché i racconti di nascita secondo me sono molto importanti per ciascuno, allora questo farà capire da dove si viene, non solo da dove si viene la mia famiglia, ma dove la mia famiglia o la mia mamma, il mio papà, a chi hanno deciso di mettermi in mano. Secondo me questo farà una grande differenza. E poi certo c'è l'istante della nascita, e questo è il parto naturale, per cui la delicatezza con cui si cerca di accogliere, che non è strappando, che non è mettendo questa violenza, probabilmente questo rimarrà nel nostro vissuto. Io tanti rileggono le storie, no? Di vita intrauterina, parto, eccetera, ma perché in quel momento lì nessuno ci può spiegare perché veniamo accolti così o perché non veniamo accolti in pace, nessuno ce lo può spiegare, ma il contesto ce lo lascerà impresso, penso, il contesto, insomma, sì. Il tocco ce lo lascerà addosso questa cosa. Certo. Ti faccio un'ultima domanda. Quando ci siamo sentiti abbiamo cominciato a dialogare via messaggi, l'ho tentata più volte, poi ho utilizzato l'amica Chiara per spingerti a venire e tu ti sentivi in colpa, lasciare qualche giorno la tua comunità. Ok, tieni quello che... e poi alla fine, insomma, ce l'abbiamo fatta, mi ha mandato un'ipotesi di biglietto d'aereo, che meraviglia, allora forse viene davvero. E sei venuta. Ora bisogna dare senso fino in fondo a questo viaggio, alleggerito totalmente il senso di colpa, perché è stato così bello averti qui con noi e loro racconteranno la tua storia, anche noi saremo seminatori di pace per chi incontreremo. Però lasciaci veramente... un segno, un ultimo segno del valore
della tua vita lì, di quello che possiamo noi qua fare anche per far maturare quei segni di nascita che tu vedi ogni giorno. Insomma, mettiamo un po' insieme tutto questo percorso. E quindi non c'è una domanda, ci sono i pensieri che ci vuoi consegnare prima di ripartire e ritornare a fare quello che abbiamo visto stai facendo hai fatto in tutti questi anni. Ora mi dicevi è una mansione un po' diversa, ma insomma ritornare lì a continuare a far nascere la speranza. È proprio questo con cui io non voglio ingannarvi, nel senso che da quasi un anno non torno più al St. Joseph, se sono tornata per una donna ebrea che ha chiesto la mia presenza al suo travaglio, perché è una storia sofferta alle spalle, però da poco più di un anno la mia congregazione mi ha chiesto un'altra responsabilità, che è occuparmi della provincia, che vuol dire le comunità che abbiamo lì in Israele, Palestina, Giordania, poi abbiamo due case vuote in Iraq e Egitto, no? Per cui in realtà seguo altri travagli molto più difficili, far partorire le suore. No, dai, sto scherzando. Ovviamente affrontiamo anche noi come congregazione, insomma, le sfide di tante altre, però ecco, io ora ho lasciato il St. Joseph. Io non torno a fare l'ostetrica quando tornerà. No, sì, torno a fare l'ostetrica, ma in un altro modo. Perché quando, anche questo è stato un percorso di chiamata, il Signore anche lì è stato molto chiaro, non è che mi lascia molto spazio per dire no, ma quindi, e con questo nuovo incarico, a un certo punto io mi dicevo ma non sono capace, ma perché io, ma è troppo grande. Ma poi a un certo punto ho detto, senti, io so fare l'ostetrica, farò l'ostetrica, perché i significati sono diversi, no? Dell'ostetricia non è solo la fisicità del far nascere, ma c'è questo passaggio di dolore, veramente c'è questo accompagnare e credere che questo dolore sta portando da qualche parte, capito? E se non si passa da lì, non si partorisce, non ce n'è, capito? Voi possiamo metterci addosso tutte le analgesie che vogliamo, ma non ce n'è. Quel percorso lì va fatto, e dal bambino, Allora, per me il messaggio è questo. Pensavo anche al tema del convegno e mi dicevo, ma sperare, io adesso racconto una cosa che non mi appartiene più per il momento. La speranza cos'è? Perché per me è finita, non riesco ancora a capire come vivere questa nuova... Ma pensavo questo... La speranza non è solo guardare in avanti, la speranza è anche fare memoria di come alcune cose si sono già compiute, no? E quindi sapere che ti puoi fidare di qualcuno e che questa speranza non è una roba eterea, è una cosa che tu dici, guarda, io l'ho trovata nel Signore, certo, c'è stata questa promessa e questa presenza che... 99% delle volte non capivo niente, però di fatto poi riguardando indietro, e che caspita, ha avuto ragione. E si sono compiute delle cose molto più grandi di quello che io pensavo. E io ho trovato il mio posto, e queste mie due vocazioni si sono messe insieme, e adesso gli ebrei palestinesi si incontrano senza me nel mezzo, che è una cosa ancora più grande, se volete, così... E io sono affidata ad altro, così. Ma questa per me è la speranza, che ci posso credere ancora, perché è avvenuto. Allora, quello che vi lascio, ora io la parola pace la tratto un po' con le pinze adesso, perché cosa c'è dentro questa parola pace? Nel senso che a me piace molto il termine, sì, speranza e riconciliazione. Cioè nel senso che... le persone vanno incontrate. Noi parliamo del conflitto israelo-palestinese e a volte non consideriamo che siamo noi a costruire dei muri nelle nostre relazioni, che siamo noi a considerare gli altri non incontrabili. Ecco, io quello che chiedo a voi qua e che ci aiuterà noi là è di buttar giù i muri che ci sono qua tra di voi, che non ci sono, che non si vedono, neanche da noi si vede più questa divisione tra Gerusalemme Est e Gerusalemme Ovest, ma sempre si vive, no? Allora, questo dire, guarda, posso incontrare, è possibile, posso scoprire l'altro, no? Così. E sì, per quello che è, e posso prendermene cura, oppure posso lasciare che l'altro si prenda cura di me. Questo è, non è romantico, è molto tosto, ma è molto vero. Grazie.
Grazie Valentina. E porta a casa anche l'abbraccio dei viandanti di Romena. Grazie.